Allora ragazzi, come state? Spero tutto bene. Oggi parliamo di una pianta, un integratore che c'è da poco tempo dalle nostre parti, che di fatto origina dalla medicina cinese, quindi viene dall'Oriente, e piano piano si sta espandendo anche da noi, ma appunto ancora finora non era così tanto studiato, così tanto sperimentato, e appunto negli ultimi anni con varie persone che lo provavano, vari studi in merito, si è scoperto di più. Stiamo parlando della sua varie leggende ci sono su questo integratore, soprattutto ad esempio su TikTok, dove facilmente le cose un po' strane, controverse, vanno virali. Ad esempio vediamo questo TikTok che appunto racchiude uno dei dubbi più virali sulla ashwagandha e quindi appunto che faccia perdere le emozioni. Vediamolo. Scopriremo appunto che ci sono dei fondi di verità su questo e perché appunto si dice questa cosa, dato che alla fine, in fondo, ogni TikTok, scavando proprio nel fondo, c'è sempre quel fondo di verità in ogni TikTok virale, o quasi sempre. Poi ce ne sono altri che dicono che l'ashwagandha faccia avere anche tanti benefici a livello fisico, che ci faccia fare trasformazioni assurde, quasi come gli anabolizzanti, tipo quest'altro, vediamolo. Anche qui fondi di verità, ma sempre un tantino eccessivo. Ma partiamo con i benefici principali di questo integratore. Molti dei dati di questo video, e dati scientifici ovviamente, sono stati presi dal sito examin.com. Ve lo consiglio se appunto dovete fare delle ricerche su determinati integratori. Per quanto riguarda il beneficio principale, si ha sulla riduzione dello stress, intesa come riduzione di quella che è il cortisolo plasmatico. Il cortisolo, come sappiamo, è il cosiddetto ormone dello stress, e si innalza appunto a seguito di stati stressori, la sessione d'esame o un lavoro molto stressante, molto impegnativo, o insomma qualsiasi tipologia di stress, anche l'allenamento con i pesi, ad esempio. Infatti, questa misura della riduzione dello stress viene misurata oltre che semplicemente chiedendo alle persone se hanno avuto una miglior percezione dello stress su se stessi nel periodo in cui assumevano l'ashwagandha, ma anche appunto analizzando i livelli nel sangue di cortisolo e quindi vedendo che c'è stata una riduzione. Ad esempio, in questo studio veniva ridotto il cortisolo a seguito dell'assunzione di ashwagandha in qualche settimana di circa il 26%. Altri effetti correlati sempre a questa diminuzione dello stress sono appunto la diminuzione di stati di ansia, depressione e anche eventualmente un aumento dei livelli di testosterone. Questo però solamente se erano stati diminuiti da un innalzamento del cortisolo precedente, dato che a un innalzamento del cortisolo corrisponde a un abbassamento dei nostri livelli naturali di testosterone e quindi ovviamente abbassando il cortisolo anche il testosterone ritornerà nella norma. L'effetto dell'ashwagandha e quindi del suo principio attivo che sono i cosiddetti witanolidi si ha appunto attraverso l'interazione con il recettore della serotonina. La serotonina, come sappiamo, è un ormone, il cosiddetto ormone della serenità, della felicità, che appunto se troppo bassa fa sì di elevare quelli che sono i livelli di cortisolo e appunto farsi andare in stati eventualmente depressivi o eccessivo stress. Quindi quando è meglio prendere l'ashwagandha? Di solito al massimo si fanno dalle 1 alle 2 assunzioni al giorno. Questo perché la vita attiva più o meno dell'ashwagandha è dalle 2 alle 4 ore e inoltre dopo 12 ore circa il 95% di questa sostanza è escreta dal corpo. Ciò significa che circa dopo 12 ore questa sostanza è praticamente fuori totalmente dal nostro corpo e non avrà quasi nessun effetto. L'effetto più grosso si ha dalle 2 alle 4 ore dopo l'assunzione. Perciò se appunto decidiamo di assumerla due volte al giorno, la cosa migliore sarà appunto quella di prenderla la mattina e la sera, in modo tale da far passare appunto almeno 12 ore dall'assunzione delle due dosi. O altrimenti l'alternativa è di prendere una singola dose appunto un po' quando ne abbiamo più bisogno. Magari se la prendiamo a ridosso della notte potrebbe essere più utile per quanto riguarda appunto il miglioramento del sonno, mentre se invece la prendiamo nella prima parte della giornata, la mattina, potrebbe essere più utile invece come effetto stimolante di, diciamo, non indurci sonnolenza durante la giornata e quindi di farci stare attivi.
negativi. Un'altra cosa utile per l'assunzione dell'ashwagandha è appunto la combinazione nell'assunzione, soprattutto quando parliamo della radice dell'ashwagandha, l'estratto della radice dell'ashwagandha, di assumerla con un pasto lipidico. Questo perché i componenti attivi presenti all'interno dell'ashwagandha sono liposolubili e quindi saranno assorbiti meglio se appunto sono assunti insieme a un pasto contenente grassi. Ecco, quindi veniamo alla perdita delle emozioni, questa tra virgolette leggenda che gira su TikTok, ma che in realtà ha un fondo di verità. Infatti la cosa migliore per utilizzare l'ashwagandha sarà ciclizzarla, quindi ad esempio prenderla per 1-2 mesi, 3 mesi massimo, e poi staccarla per un determinato periodo e appunto fare un periodo di almeno 1-2 mesi di stop da questo integratore, proprio perché, come similmente agli antidepressivi, anche se ovviamente con un'intensità minore, a lungo, se presi continuativamente, potranno andare a desensibilizzare il recettore per la serotonina. E inoltre il nostro corpo, dato che lui tende sempre a ricercare la sua omeostasi, quando introduciamo una sostanza che appunto non riconosce che è esterna, esogena a lui, tende sempre a voler eliminare l'eccesso di questa sostanza e volerci far ritornare alla nostra condizione di equilibrio. E quindi farà sì di sovraesprimere alcuni enzimi che appunto degradano la ashwagandha e evitano lui di presenti, facendo in modo che abbia meno effetto sempre di più man mano che continuiamo con l'assunzione. Ed è qui che appunto si riscontra questa sensazione di, tra virgolette, perdita delle emozioni, che è comunque soggettiva, non c'è in tutti, anche appunto le persone che la provano, non tutti la provano, c'è chi la prende ininterrottamente e non ha nessun effetto collaterale, e chi invece alla lunga, assumendola per lunghi periodi, può avere questa desensibilizzazione del recettore della serotonina, che porta appunto, come abbiamo detto, la serotonina è l'ormone del buon umore, a far sì che questa non possa agire, non possa esplicare la sua funzione nel corpo, e che quindi questo ci provoca il fatto che appunto manchi questo ormone che ci dà il buon umore, e quindi si fa un po' perdere, tra virgolette, le emozioni, si fa essere più passivi alla vita, meno attivi, e appunto si fa perdere, diciamo, la forza, tra virgolette, di andare avanti, anche se ovviamente la sensazione è sempre soggettiva. Questo effetto collaterale non è molto discusso, infatti le persone che lo utilizzano farebbero molto bene a saperlo, oltre a, diciamo, fare il classico ciclo con 2-3 mesi, magari una sessione universitaria che dura circa 2 mesi e poi si stacca. Si potrebbero fare anche altri cicli più brevi, in cui ad esempio si fanno 5-10 giorni e poi si stacca sempre per un periodo di circa 5-10 giorni, in modo tale sempre da non far desensibilizzare i recettori e di non far troppo abituare il corpo all'assunzione di questa e appunto renderlo sempre responsivo alla sostanza. Questo magari per le persone che hanno bisogno di questo aiuto contro lo stress, magari per periodi più brevi, perché magari, non so, hanno una settimana molto intensa di lavoro e poi la settimana dopo più tranquilla. Come abbiamo detto, gli effetti sull'ipertrofia eventualmente ci sono, ma sono indiretti, quindi attraverso il miglioramento della qualità del sonno, abbassando il cortisolo, che anch'esso va a disturbare la qualità del sonno, sonno che, come sappiamo, è fondamentale per la produzione di ormoni come testosterone, GH, ormone della crescita, che quindi ovviamente indirettamente si fa avere anche più progressi in palestra. Poi appunto, per quanto riguarda il testosterone, come abbiamo detto, abbassare il livello di cortisolo ci fa innalzare o comunque tornare ai livelli fisiologici normali che dovremmo avere nel nostro corpo di testosterone, e quindi anche qui indirettamente può aiutarci. Questo lo rende uno degli integratori forse più utili effettivamente in palestra. Di fianco alla creatina quindi potremmo mettere la ashwagandha, che, come ho detto, presenta questi piccoli effetti collaterali che possono non essere così piccoli, ma basta solamente starci attento. Sapendo queste informazioni di questo video, si è completamente a posto alla sua assunzione. Colgo l'occasione per dirvi che ho iniziato a collaborare con Prozis, questa azienda che vende integratori e anche cibi funzionali per lo sportivo. Anche lui produce ashwagandha, quindi ovviamente io vi consiglio questa. Consiglio 3 dosi da spartire durante la giornata, a seconda appunto delle caratteristiche che abbiamo detto prima. Se più verso la sera, se cercate dall'ashwagandha più un miglioramento del sonno, o più verso la mattina se cercate un'azione più stimolatore, diciamo. Quindi vi lascio il codice, che è FEDEZAGU. Bene ragazzi, il video è finito. Se avete domande su questi integratori, scrivetele pure nei commenti, o anche idee per prossimi video, e noi ci vediamo al prossimo video.